Ciao ragazzi e benvenuti in questo Omega Beam. Oggi parleremo della serie di novel dedicata a Final Fantasy XIV, raccolte sotto il titolo di Tales from the Calamity, ovvero 5 side stories pubblicate in occasione del primo anniversario del gioco. Questi racconti approfondiscono elementi di trama secondari e non vissuti in prima persona dal nostro eroe, ma non per questo sono meno interessanti. Vi riassumerò quindi tutte le novel di questa raccolta, anche se devo ammettere che l'esperienza di lettura in prima persona è sicuramente più emozionante. Vi lascio il link in descrizione. Non perdiamo altro tempo e iniziamo con l'Omega Beam di Tales from the Calamity. La prima novel si intitola Dove ci porta la vittoria e la gloria. Riviveremo i momenti più drammatici della battaglia di Cartenot, nei panni dell'ammiraglio di Limsa Lominsa, Merluib Bloefishin. Quando la luna d'Alamud ha iniziato ad aprirsi, rivelando il Prime al Bahamut, immediatamente la donna ha ordinato la ritirata di tutto l'esercito del Maelstrom. Ha anche intenzione di correre velocemente sul campo di battaglia per raccogliere gli eventuali soldati rimasti indietro. Vedendo il suo secondo in comando, Einzar, ferito, considera che sia troppo pericolosa per lui questa corsa e decide di andare da sola, lasciandogli l'ordine di organizzare la ritirata in un luogo sicuro. Dai la priorità ai Foreign Levi e copri i soldati in fuga con la retroguardia. Merluib sapeva che in quella squadra erano presenti degli avventurieri che tanto hanno fatto per tentare di salvare Orzea, anche se la speranza di trovarli vivi in mezzo a quel massacro è davvero sottile. Quindi l'ammiraglio si lancia in una corsa disperata sul suo Chocobo Victory, alla ricerca di quei soldati che sono rimasti chiusi o circondati dai nemici, ma anche coloro che hanno preferito la gloria alla sopravvivenza. Tra questi il capitano Roswen delle Sirene Sanguinarie, accecata dal desiderio di vendicare le sue compagne di ciurma ed eliminare quanti più garleani sia possibile. L'ammiraglio cerca di raggiungerla e riportarla alla ragione, colpendo con le sue infallibili pistole qualunque imperiale si trovasse sul cammino. Ma durante la corsa viene intercettata da un blindato Magitek, che la colpisce col suo cannone. Merluib cade a terra, tra il sangue e le piume della povera Victory, dilaniata dall'esplosione. Quindi perde conoscenza. Si sveglierà 2 giorni dopo, su una nave in rotta verso Limsa Lominsa. Al suo risveglio vede Einzar, sopravvissuto alla battaglia. Gli chiede subito informazioni e viene a sapere che tutto sommato la ritirata ha salvato la vita a molti soldati del Maelstrom. Merluib è stata tratta in salvo dai Bloody Executioner, che però non sono riusciti a convincere Roswen a ritirarsi. A lei ha pensato Carvajen, dei Kraken's Arms, che l'ha letteralmente trascinata via in groppa al suo Chocobo. I due stanno ancora litigando. Però quando l'ammiraglio chiede se gli avventurieri della Foreign Levi si sono salvati, Einzar esita, non ricordando di aver ricevuto quell'ordine di priorità. Purtroppo non ci sono notizie su di loro. Merluib, turbata dall'esperienza di Cartenot, si è scoperta profondamente cambiata. Seppur rigida nella guida di Limsa Lominsa, si è trovata ad essere più flessibile e accondiscendente verso la popolazione, già funestata da una calamità che ha portato una quantità enorme di disagi, senza contare i morti. Questo suo cambiamento nel tenere le redini del suo paese l'ha resa più popolare e l'affetto dei cittadini le ha restituito calore. La donna però ha ancora dei sogni ricorrenti e la notte non riesce a darsi pace. A volte rivive l'esatto momento in cui ha chiesto di dare priorità a quegli avventurieri, altre volte si rivede cavalcare nella brezza notturna con il suo adorato Chocobo, ormai rimasto solo nei suoi ricordi. Quando nei cantieri di Morabi Dry Docks sono iniziati i lavori per la prima nave da guerra dopo la calamità e dopo tante sofferenze, viene dato proprio a Merluib l'onore di incidere personalmente il nome di quell'imbarcazione. Gli applausi rimbombarono quando i presenti videro che l'ammiraglio aveva scelto di chiamarla con qualcosa che desse ispirazione a tutta la cittadinanza. Victory. La seconda novel si intitola I Sette della Sultana e chiaramente passiamo da Limsa a Ulda, nei panni di Nanamul Namo. Gli eventi qui narrati hanno fatto da sfondo alla celebrazione The Rising del 2020, in cui potevamo ricevere anche un quadro commemorativo che ritraeva appunto i Sette della Sultana. Il racconto inizia alcuni giorni prima della battaglia di Cartenot, la luna d'Alamud ancora in cielo, ma molto vicina, mentre la sultana vede partire gli Immortal Flames guidati dal generale Rauban. Per lei dividersi da lui è una durissima prova, anche per l'appoggio morale che l'uomo rappresenta per lei. La corte di Ulda non è mai stata stretta intorno a Nanamo, e la sultana, seppur circondata dalle dame di compagnia, si sente lo stesso sola. Alla solitudine si aggiunge anche l'erronea convinzione di essere priva di reale potere politico, legata alle scelte del sindacato e con poca libertà sulle decisioni importanti. Sente il suo ruolo di leader come una carica puramente formale. A difesa della città è rimasto Pippin, figlio adottivo di Rauban, speranzoso di
poter partire eventualmente per la guerra, magari all'ultimo momento, ma per ora il suo dovere è proteggere la sultana in caso di pericolo. Nanamo col passare dei giorni rifiuta i pasti e piano piano si lascia andare in una spirale di tristezza. Quando arriva la notizia che la battaglia di Cartenoa è iniziata, la sultana è quasi apatica e risponde solo con un cenno. Tancred, che in questa circostanza si è improvvisato consigliere di Nanamo, si stupisce del comportamento della sovrana e la spinge ad assumere una posizione più decisa e attiva. La sultana chiede che cosa possa fare, così lontana dalla battaglia e priva di reali poteri. Tancred le ricorda le parole di Luisua, ovvero pregare i dodici affinché possano intervenire per fermare la luna d'Alamud. Resasi conto di poter effettivamente fare la sua parte, Nanamo si fa accompagnare da Pippin all'Arzanet Ossuari, la gilda dei Taumaturge, per pregare all'altare di Tal. Tancred farà la stessa cosa a quello di Nald, visto che la divinità ha due separate pietre sacre. Quando si sente tremare la terra, la sultana capisce che il momento decisivo è arrivato e la sua concentrazione sull'altare si fa ancora più intensa, fino a che non ne vede sorgere un'accecante luminosità. La divinità sta rispondendo alle richieste di aiuto e il suo potere sta per raggiungere Luisua. Questa visione rasserena Nanamo, che però, stremata, sviene. Quando si risveglia, trova vicino a sé Pippin molto preoccupato. La terra trema e in città ci sono stati incendi ed esplosioni. Inoltre, la gente spaventata dall'arrivo della calamità si è riversata nelle strade e sembra avere intenzioni ostili. Il giovane suggerisce una fuga, ma Nanamo non ha intenzione di lasciare il suo popolo senza una guida. Dà quindi ordine di muoversi verso il palazzo reale. La sommossa però si sta consumando per le strade e c'è il rischio che raggiunga anche l'ossario. Quindi il capo Gilda Mumuepo dispone che i taumaturgi difendano quel luogo incenerendo chiunque abbia il coraggio di entrare. La sultana, disprezzando un ordine così crudele, impone che non venga seguito e richiama a sé un gruppo di valorosi volontari che possano accompagnarla fino alla via principale per parlare con la popolazione e tentare di calmarla. A questo appello risponde una delle guardie del corpo della sultana, Papashan, e cinque maghi della gilda, oltre chiaramente a Pippin. Con difficoltà il gruppo esce dall'ossario e segue la lunga strada che conduce al centro di Ulda. Nanamo vede intorno a sé la distruzione della calamità, la gente impaurita e le famiglie addolorate per la perdita dei loro congiunti. I sette volontari le fanno da scudo per qualsiasi pericolo e la portano sana e salva all'Emerald Avenue. Qui, salendo sulle spalle di Pippin e richiamando l'attenzione, grazie agli incantesimi dei cinque maghi di Papashan, inizia a parlare con la folla. La sua voce porta una luce di speranza e serenità nei cuori di chi l'ascolta e la sommossa piano piano si quieta, riportando la popolazione ad una relativa calma. La calamità ha ferito Ulda sicuramente in profondità, ma questo non deve far cadere nella disperazione chi è sopravvissuto. Con la guida del sultanato la città risorgerà e ciò che è stato distrutto verrà ricostruito. Avendone facoltà nei giorni successivi, Nanamo toglie il ruolo a Mumuepo e conferisce la guida della gilda dei Taumaturge a tutti e cinque i maghi che l'hanno aiutata. In seguito Mumuepo, anche incolpato di traffici illeciti ed esiliato da Ulda, cercherà la sua vendetta durante i fatti di Alatali Ardmod. Quando giorni dopo Rauban tornerà ad Ulda sano e salvo, si riunirà nuovamente a Nanamo e al suo popolo, già al lavoro per riportare la città al suo consueto splendore. La sultana da quel giorno non ha mai più avuto dubbi sull'importanza del suo ruolo e sarà sempre più apprezzata dai suoi sudditi. La terza novel si intitola Amici persi e amici ritrovati e, come avrete intuito, ci porterà ad ascoltare i pensieri di Kane Senna. Torniamo sulla piana di Cartenò. La battaglia si è appena conclusa e non si contano le perdite da ambo le parti. La Elder Cid Seer vaga ancora sul campo che è stato teatro dello scontro, alla ricerca di feriti da aiutare. Ad un tratto la sua attenzione viene richiamata. Sotto la carcassa di un Magitek si sente una voce. Qualcuno è ancora vivo, ma bloccato. Intervengono alcuni soldati e spostano il blindato, rivelando che il ferito non è un combattente di Gridania, né di alcuna delle nazioni alleate. È un giovane garleano. Un membro dei Twin Adder porta la lama alla gola del ragazzo, pronto ad un'esecuzione immediata e sommaria, ma Kane Senna lo ferma. Per lei qualunque vita merita di essere salvata. La battaglia è finita e costui non è più un nemico, ma un giovane in pericolo. Gli incantesimi curativi della donna sono leggendari e il ragazzo viene subito aiutato. Non rischia più di morire a causa delle ferite e la Cid Seer ordina che sia portato al sicuro e nutrito. Kane Senna non è sicura delle sue azioni, non sa valutare la scelta di entrare in guerra. Forse le cose potevano andare diversamente, magari tutte quelle morti potevano essere evitate. C'era la possibilità di fermare Dalamud prima che si schiudesse, rivelando il suo letale contenuto. La donna sa di aver preso delle scelte difficili, ma non sa immaginare cosa sarebbe successo altrimenti. Decide di rimanere a Cartenò per vari altri giorni dopo la battaglia, per aiutare più feriti possibili di entrambi gli schieramenti, finché le ricerche non hanno iniziato a non dare più esito. Ormai chi poteva essere salvato è stato soccorso. Non c'è più vita a Cartenò.
Prima di far rientrare le ultime squadre di Twin Adder a Gridania, però, Kanesen ha ancora una cosa da fare. Si aggira per la piana alla ricerca di un oggetto che sa essere ancora lì da qualche parte. Invoca l'aiuto di Luisua che le permetta di trovarlo, finché la sua ostinazione non la porta al traguardo sperato. Tupsimati, il bastone del vecchio Leveilleur, anche se in frantumi, è ancora potente e smuove le correnti eteriche intorno a lui. Kanesen ne raccoglie ogni frammento e lo porta via con sé. Tornata a Gridania, la Sidisir trova una città ancora ferita e frastornata dalla calamità e una popolazione affranta dal dolore e dalla paura. Sicuramente ora che la sovrana è vicina alla sua gente, tutti si sentiranno più al sicuro e motivati a ricostruire ciò che è stato danneggiato. A dare una mano ci sono anche due Sharlian del Circle of Knowing, Ida e Papalimo. Kanesen si avvicina e sente che è giusto dare loro Tupsimati. Questo equivale anche a una tacita conferma della morte dell'anziano Luisua e i due si sciolgono in lacrime. Papalimo, quando riesce nuovamente a parlare, ringrazia la donna. Pur sapendo che nessuno sarà mai in grado di utilizzare l'enorme potere di quel bastone, è giusto che chi erediterà il ruolo del vecchio Leveilleur possa custodirlo. Il sogno di Luisua può essere di nuovo inseguito, ed è loro intenzione fondere il Circolo Knowing con il gruppo degli Walker del Path of the Twelve, per creare una nuova e più forte fazione, con lo scopo di preservare la pace su Eorzea. La novel si chiude con un salto in avanti di 5 anni, con una Gridania tornata alla bellezza di un tempo. Ancora i pensieri di Kanesen vanno a Luisua e alla guida che rappresentava per Eorzea, ma la Sidisir trasale quando qualcuno richiama la sua attenzione. È uno dei soldati che fanno parte della sua guardia personale. Un breve sguardo fa tornare alla memoria quel giorno a Cartenò, quando Kanesen salvò quel ragazzo ferito. Era un nemico, ma con uno sforzo di comprensione ora è diventato uno tra i suoi soldati degni di più fiducia. La quarta novel si intitola The Walker's Path, un riferimento all'originario gruppo guidato da Menfilia, il Path of the Twelve. Come avrete capito, proprio la ragazza sarà la protagonista di questo racconto. Si inizia a Ulda, con una Menfilia immersa nei ricordi. La sua infanzia vissuta in incognito, la perdita di suo padre, il cambio del suo nome a Scilia, poi diventato Menfilia, scelto da Tancred che ha sempre vegliato su di lei. Proprio l'uomo le ha dato appuntamento nella taverna di Ulda per consegnarle un regalo. Dopo qualche discorso disimpegnato, Menfilia apre il pacco e scopre cosa contiene. Un pugnale di Mithril e una pergamena. La missiva arriva direttamente da Luisua Leveilleur e sin dalle prime parole, la ragazza capisce che l'anziano le ha scritto per via del potere dell'eco, che Menfilia recentemente aveva ricevuto. Istintivamente mette mano al pugnale. Tancred aveva tradito la sua fiducia, gli aveva confidato di poter viaggiare nei ricordi altrui, ma gli aveva anche chiesto di tenere il segreto. Ma l'uomo faceva parte del Circle of Knowing e sapeva benissimo che se c'era qualcuno che poteva darle il massimo supporto, quello era Luisua. Menfilia continua a leggere. L'anziano le spiega che il dono che ha ricevuto sarà la chiave per un futuro migliore per Eorzea ed è importante che i due si incontrino per parlarne. La ragazza quindi invita Dulda Luisua, che giorni dopo si presenta alla sua porta. Condividere l'eco è qualcosa che li lega in modo indissolubile, facendoli sentire come si fossero sempre conosciuti. Quando l'anziano pensa che sia il momento, viene al punto. Nile è morto, ma la luna d'Alamud sta continuando ad avvicinarsi. Egli tenterà di evocare il potere dei dodici per proteggere il pianeta, ma questo potrebbe portarlo ad un estremo sacrificio. È necessario che qualcuno prenda il suo posto se non facesse ritorno. La ragazza, sgomenta, spera che questo non debba mai essere necessario. Prima di andare via, Luisua le confida qualcosa di simile ad una profezia. Quando il mondo sarà pronto per una nuova alba, a Menfilia si presenterà un avventuriero col suo stesso dono. La ragazza non rivedrà più Luisua e quando la calamità colpì Eorzea, ebbe la forza di chiamare a sé ciò che rimaneva del Circle of Knowing e fonderlo coi suoi Walkers. Nessuno si oppose al suo ruolo di leader, visto il dono dell'eco e la sua predisposizione al comando. Il gruppo prese il nome di Scion of the Seven Dawn, un nome adatto a chi vuole uscire da una lunga e buia notte di sofferenza. Dopo 5 anni, con il bastone del suo mentore appeso alla parete alle sue spalle, quando vide entrare quell'avventuriero a Walking Sands, capì che il momento era giunto ed era pronta al suo destino. La quinta e ultima novel si intitola Sulla scia di Luisua e ci porta nella nazione libera di Sharlian, il giorno in cui l'anziano Leveilleur si imbarcò alla volta di Eorzea. I gemelli Alfinò e Alizé, solo undicenni, erano già degli studiosi capaci e brillanti e il nonno donò loro due tomi particolarissimi, identici nell'aspetto e le iscrizioni di uno non potevano essere decifrate senza consultare l'altro. Il potere che custodivano sarebbe stata una sfida da affrontare insieme.
quando i due seppero che Louisois sarebbe partito, hanno reagito in modo molto differente. Alfino è rimasto razionale, seppur rattristato. Alise invece ha pianto e protestato per questa decisione. Al molo, pochi minuti prima della partenza della nave, Fursenol, figlio maggiore di Louisois, ha tentato per l'ultima volta di fargli cambiare idea. Egli, membro stimato del Forum, il consiglio capo della nazione, è sempre stato contrario a qualsiasi intervento che potesse influire col flusso regolare della storia di Orzea. Lontani osservatori e studiosi, ma mai guerrieri. La storia degli Sharlian è costellata di momenti in cui avrebbero potuto salvare delle vite, ma non l'hanno fatto, e questo Louisois non lo poteva più sopportare. La luna d'Alamud stava per entrare in collisione col pianeta, e sapeva di poter intervenire per impedirlo. Alla politica del figlio si unì l'affetto della nipote, disperata per l'allontanarsi di un mentore così importante per lei. Louisois non cambiò idea e si imbarcò. Quando tempo dopo la luna d'Alamud arrivò quasi a contatto con la superficie del pianeta, gli studiosi di Sharlian si accalcavano al grande cannocchiale per vedere a turno cosa stava succedendo. Fu proprio quando toccava ad Alise che la luna artificiale si aprì, mostrando il terrificante contenuto. Bahamut ne uscì e il resto della storia lo sappiamo bene. Qualche settimana dopo arriva una lettera da Uriangier, che purtroppo diede conferma a ciò che i gemelli ormai sospettavano. Il loro amato nonno era morto durante la calamità, pur essendo riuscito a fermarla. Di nuovo Alfino riuscì a trattenere a stento le lacrime, mentre Alise non seppe tenere a freno il pianto. 5 anni dopo i gemelli vedevano allontanarsi sempre di più loro padre, fermo sul molo, mentre su una barca lasciavano il porto di Old Sharlian, con i loro tomi identici appesi in vita, decisi a seguire le orme di Louisois, pronti a fare la loro parte per salvare questo mondo. Questa era l'ultima delle novel della serie Tales from the Calamity, presenti su Lodestone, ma poi anche riportate nel libro Chronicles of Light. Spero che questo Omega Beam vi sia piaciuto e abbia aggiunto qualcosa al vostro bagaglio di esperienze su Final Fantasy XIV. Ricordandovi di sostenermi, iscrivendovi e condividendo i miei contenuti, o anche solo lasciando un like, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo Omega Beam. A presto!